Bentornati al Trono del Re dal vostro Zed Castle. Preparatevi, perché prima che possiate accendere i vostri barbecue per Ferragosto e spruzzare scherzosamente i vostri amici con la diavolina liquida, al cinema sarà già tempo per Suicide Squad. E quindi non perdiamo tempo, che a questi girano le balle facilmente, e sigla! Fin dai tempi più antichi, il trono di ogni regno ha avuto il proprio re. Molti re, molti troni, troni di spade, troni vuoti, troni senza paragoni. Fino ai giorni nostri, fino al trono che rende re ogni uno che ivi si segga. Per leggere i fumetti. Ma partiamo subito parlando del fumetto. La Suicide Squad nasce per come la conosciamo oggi, cioè quindi come gruppo di supercriminali che compie Black Ops al soldo del governo, o meglio per Amanda Waller, nel 1986 sulle pagine della testata Legends, della miniserie Legends. Però in effetti il nome deriva da molto prima, era addirittura il 1959 quando nacque la Suicide Squad, ma era un fumetto più militare, tipo Nick Fury e Howling Commandos. Ma questo film che andremo a vedere prende ispirazione da quella che è appunto la serie di Legends e dalla nuovissima The New 52. La composizione della squadra è assolutamente variabile, sì, perché ci sono personaggi che vanno di moda e personaggi che vanno un po' fuori moda. Vi svelo un segreto, anche i fumetti sono fatti per fare soldi. E in effetti Harley Quinn non esisteva ancora, perché è nata nel 1992 nella serie animata di Batman creata da Paul Dini. Comunque, l'importante è che i componenti della Suicide Squad siano cattivi e possibilmente anche molto pazzi. Il film ci hanno regalato anche qualche bella chicca e adesso vado a presentarvi tutti i personaggi. Captain Boomerang. Captain Boomerang, come cazzo fai a chiamarti Captain Boomerang? George Harkness è un villain veramente tosto, abilissimo nell'uso dei boomerang. Riesce praticamente con delle veramente super abilità a trasformare qualsiasi cosa tocchi in un'arma potenzialmente letale. Qualcuno ha detto Balzai? Vi svelo un segreto, segreto di Pulcinella. Per ogni villain DC esiste un corrispettivo Marvel e viceversa, cioè praticamente è sempre stato così, è sempre stata una gara a chi lo fa più figo. Quindi in questo caso effettivamente Captain Boomerang è molto simile a Balzai, ma evitiamo qualunque tipo di confronto, ok? Resta il fatto che comunque Harkness è un tipo abbastanza carismatico, quindi uno che potrebbe anche diventare un leader di una squadra. Nel film indossa una giacchina, tipo una felpina con la zip, di color turchese con la scritta Captain, in tributo a quella che era la sua uniforme originale, appunto, del fumetto. Chiami Captain Boomerang? Sei vestito di turchese? Come diavolo hai fatto a sopravvivere fino adesso? Killer Croc, a.k.a. Waylon Jones. Praticamente uno dei villain più conosciuti dell'universo di Batman. Lo conoscete tutti più o meno, dai. Una mutazione genetica e una gravissima malattia della pelle lo hanno reso praticamente più simile ad un rettile che non a un vero umano. Poi ovviamente attitudine violentissima che sfocia addirittura in episodi di cannibalismo nemmeno troppo rari. Forza sovrumana, delicatezza di un panzer tedesco. Meglio di così. Recentemente nei fumetti è diventato un personaggio un po' ibrido, nel senso che si è proclamato protettore di tutti i reietti, di tutti i poveracci del Gotham Underground. Quindi è sì contrapposto alla legge, ma in effetti non è nemmeno del tutto malvagio. Boh, vabbè, a noi piaceva di più quando mangiava la gente. Comunque, chicchetta, sembra che nel film Killer Croc, Waylon Jones, indossi abiti fatti di vera pelle di coccodrillo. WWF, fai ciao ciao con la manina. June Moon è un'archeologa di fatto posseduta dall'entità conosciuta come Enchantress, l'incantatrice, un essere molto malvagio, molto pericoloso e di cui sappiamo molto niente, se non che potrebbe essere probabilmente imparentata con il demonio. Nel film possiede una pietra a forma di luna che servirebbe per controllare i poteri di Enchantress. Nel fumetto questo invece era rappresentato da una collana, ma direi che l'attinenza è quasi perfetta. Chato Santana è il piromante El Diablo.
indossa una giacca college nel film con una scritta molto evidente "È il diavolo" qui proprio sul petto. È già come se i tatuaggi in faccia e le fiamme spontanee non ce l'avessero fatto capire abbastanza. Comunque non è il primo villain ad avere il nome Diablo. Diciamo che il potere che possiede si tramanda quasi di generazione in generazione, e lui è il terzo Diablo. Siccome sembra aver dato fuoco ad un po' di persone innocenti per errore, in questo film parrebbe essere il personaggio un po' più remissivo del gruppo, diciamo il pentito. Che poi non diciamo che tutti i cicani sono criminali, ok? Con buona pace per Donald Trump. Katana. Lei mi piace un casino. Il personaggio fa parte di un supergruppo chiamato The Outsiders, una sorta di organizzazione segreta che ha l'obiettivo di mantenere l'equilibrio nel mondo, ed è un gruppo composto da combattenti. Questo gruppo è diviso in diversi clan. Ogni clan è, diciamo, simboleggiato da quello che è un'arma totem. Ovviamente Katana fa parte del clan della spada, ma ci sono anche, allora, il clan della lancia, il clan dello scudo, della fascia, del pugno, della maschera e della freccia. Freccia verde, Oliver Queen. Arrow, ecco, fa parte appunto del clan della freccia. Katana possiede una spada che si chiama Soul Taker e ha il potere di assorbire le anime delle proprie vittime, e che pare contenga anche l'anima del suo defunto marito. Chicchetta, il costume è perfettamente uguale a quello del personaggio dei comics rappresentato in The New 52. Yeah! Harley Quinn! Beh, tutti volete vedere quella turbofiga di Margot Robbie, giusto? E io pure. Tanto ho visto Wolf of Wall Street, maledetta, non hai più segreti per me. Come vi dicevo, Harley Quinn nasce nel 1992 ed è creata da Paul Dini all'interno della serie animata di Batman. Avete presente, no? Batman, Batman, corre Batman. Avete mai fatto caso al suo nome? Harley Quinn. Perché Harlequin? Arlecchino. Ricordate molto bene il suo costume originale, rosso e nero da giullare, eh? Il personaggio, fin dalla sua creazione, ha avuto un successo talmente incredibile che è diventato proprio un villain di prim'ordine assolutamente nel mondo di DC Comics. Ha avuto diverse rappresentazioni, e in effetti quella del film sembra essere proprio la reincarnazione perfetta della Harley Quinn di The New 52, succeduto a Flashpoint, ovvero questa grande crossover che di fatto ha azzerato la continuity DC, facendo ripartire un po' tutte quante le serie dal numero 1. E il suo costume è rosso e blu, a differenza dell'originale costume che è rosso e nero. Harley Quinn ormai è una rockstar. La sua testata sta ai primi posti di vendita negli Stati Uniti, e il successo del personaggio si può quasi comparare a quello che ha avuto Deadpool nella Marvel. Infatti è l'icona folle, irriverente, proprio la schizzata male, grazie a due bravissimi autori che sono Jimmy Palmiotti e Amanda Conner, che saluto, ciao ragazzi, yeah, che hanno preso in mano la testata e l'hanno trasformata veramente in un fumetto divertentissimo. Io qui c'ho il numero 1 autografato da Jimmy e Amanda, ciao. Che io ricordi, Harley Quinn non è mai stata così gnocca come si vede nel film, vabbè. Deadshot, a.k.a. Floyd Lawton, interpretato da Will Smith. Ecco, qui io sono rimasto decisamente sorpreso. Non tanto per il cambio di colore, nel senso che l'originale Deadshot è bianco, mentre ovviamente Will Smith è di colore, ma quanto perché il personaggio è veramente un gran bastardo. È uno sniper, è un cacciatore di uomini. Pensate che ha steso addirittura la sua stessa famiglia. E siccome gli hanno ammazzato il figlio, lui ha perso ogni tipo di sensibilità nei confronti della vita. Fanno interpretare a Will un personaggio così cattivo, così negativo, bah, non lo so, potrebbe essere un azzardo. Poi non so, se avete giocato al videogioco Batman Arkham City e gli avete dato la caccia, capite che è un personaggio non morbido. Mentre qui nel film, quantomeno nel trailer, sembra essere un po' il leader, sembra essere quello più buono, quello con la testa a posto. Ma vedremo cosa succederà. Comunque la chicchetta è che il costume che indossa Will Smith nel film è identico al costume originale di Deadshot della serie The New 52. E signore e signori, il principe pagliaccio del crimine.
Joker, interpretato da Jared Leto. Signori, dopo Jack Nicholson e Heath Ledger, questo è un ruolo da cagarsi addosso. Per cui veramente grande responsabilità su Jared. Il personaggio sembra extreme, sembra eccessivo, sembra che la recitazione sia proprio del tutto sopra le righe. Non abbiamo ancora ben capito il personaggio a quale Joker del fumetto è ispirato, però l'unica curiosità effettivamente è che Joker, che io sappia, non ha mai avuto una J tatuata sulla guancia. L'unico ad avere una J tatuata qui, anzi marchiata, era il signorino Jason Todd all'interno del videogioco Batman Arkham Knight. C'è qualche collegamento? Comunque Jared Leto dicono che si sia calato talmente tanto nella parte che ha cominciato a giocare brutti scherzi a tutti i membri del cast. Ha cominciato a mandare per posta preservativi, riviste usate, addirittura Will Smith ha mandato dei proiettili dentro una busta facendo scattare un allarme. Praticamente si è calato totalmente nel personaggio e lui non è nuovo a queste cose, eh. Comunque non lo so, altro che metodo Stanislavski, secondo me questa è la droga. Rick Flag è un militare, di fatto è il cane da guardia della Suicide Squad, colui che ha il compito di far sì che le missioni suicide non si trasformino in omicidi di massa. Ed è al soldo appunto di Amanda Waller, personaggio molto stereotipato, rappresenta la faccia sporca del governo, quella che non esita a sfruttare persino i criminali per compiere delle azioni di dubbia moralità, insomma. Vedremo poi nel film come saranno rappresentati. Certo, sono due personaggi molto stereotipati, molto classici. Che cosa ci aspettiamo da questo film? Beh, in effetti molto. Però attenzione ragazzi, ve lo dico prima che andiate al cinema, non abbiamo di fronte Nolan e la DC deve recuperare un casino di terreno perso rispetto al Marvel Cinematic Universe, quindi sicuramente tenderanno a livellarsi. Certo è che i presupposti per fare veramente un ottimo film ci sono, e poi mi pare che Gal Gadot, Margot Robbie, cioè, mi pare che tutte le più gnocche siano nei film di sì, non so, fate voi, eh. Io continuo a leggermi i fumetti, in particolare c'è il nuovo ciclo di Harley Quinn e Suicide Squad di Amanda Conner e Jimmy Palmiotti, che è veramente bellissimo, vi consiglio di leggerlo. Guardate che chicchetta che ho qui, eh. Original cover Zatanna e Harley Quinn firmata da Amanda Conner. Ragazzi, allora, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, mettete un like, condividete, andate al cinema se vi va e poi ne discutiamo dopo il film. Intanto recuperatevi i fumetti. Un saluto dal vostro Zed Castle, yeah!